Floridia, ordine di carcerazione per due giovani responsabili di furto e droga. Nella giornata di ieri, i carabinieri della tenenza di Florida, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Vincenzo Loschi, siracusano 23enne disoccupato e pregiudicato, e Giuseppe Caruso, avolese 21enne disoccupato e pregiudicato. Il provvedimento di carcerazione è scaturito a seguito della commissione di tre furti aggravati in concorso commessi nel mese di dicembre 2018 ai danni di diversi esercizi commerciali di Floridia e Siracusa. Nello specifico, i due avevano asportato 10.000 euro da un negozio di casalinga a Floridia, una bici elettrica da un esercizio commerciale di Siracusa e due carrelli ricolmi di generi alimentari e profumi dal supermercato Famila di Via Lorina a Siracusa. In aggiunta, la Loschi, durante la perquisizione personale e domiciliare effettuata contestualmente all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è stato trovato in possesso di 22 dosi di hashish per un peso complessivo di 20 grammi circa, preconfezionate e pronte per lo spaccio, celate all'interno dell'abbigliamento intimo, nonché un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento di stupefacenti occultati all'interno di un mobile della propria camera da letto, fatti per i quali è stato deferito a parte all'autorità giudiziaria. Gli arrestati, accompagnati in caserma per le formalità di rito, sono stati infine condotti presso il carcere Cavadonna.